forte ainda como a folha da obra. Quem vem de guia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baoba! Eu sou a folha que desprendeu. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Eu sou a folha da obra. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. La concentrazione di Leonardo Bonucci con le nostre telecamere ha annunciato che lascerà il calcio a fine stagione. Oggi intanto gioca da titolare. Manca poco al fischio d'inizio, rimanete in nostra compagnia. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Pierluigi Pardo vi saluta, vi invita a rimanere in compagnia mia e di Lele Adani. Quarto di ritorno che vale un posto fra le prime quattro del torneo. Incontro con molti spunti interessanti. La qualificazione è ancora apertissima dopo il risultato d'andata, con gli ospiti chiamati a difendere il vantaggio conquistato tra le mura amiche. È la formazione di casa che può contare sull'apporto dei propri tifosi per provare a ribaltarle e andare avanti. Titolare della formazione di casa. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. Allora il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Queste le scelte del tecnico giallorosso del Lecce. Bono a guardia della porta. Savo Castiglieco insieme a Buffal sui lati. Sono i centrocampisti esterni. E un solo attaccante di ruolo per tentare di far male alla difesa avversaria. Si comincia. C'è spazio per andare. De La Cruz. È stato fermato dal difensore. Se ne va con un gran numero. Tra i protagonisti più attesi dal punto di vista mediatico, certamente Bonucci in questi giorni. Ha annunciato da poco la sua intenzione di ritirarsi a fine stagione, notizia che ovviamente non ha fatto felici i tifosi. Sembrava potesse andare avanti ancora per qualche tempo. Beh, non so. Uscita coraggiosa del portiere che fa su il pallone. Locadia.
Occhio perché se ne va. Ha segnato il Lecce. L'esultanza dei giocatori, tutto un programma, e volevano questo gol. Ci avevano già provato in precedenza. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Si riprende a giocare col punteggio complessivo di 3-1. Paolo Dybala. È entrato coi tempi giusti qui. È in buona posizione. Buffal. Occhio al tiro, miracolo di Szczęsny, da pochi passi. Pallone in mezzo. Crossletto molto bene dal portiere che esce e blocca. Buffal. Vediamo cosa inventa ora. Non può sbagliare da lì. Ci salva Szczęsny qui. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Azione che sfuma. Bravo, evita che il pallone esca. Sbaglia e regala il pallone. Buffal. Vediamo cosa fa ora. Si fa spazio. Allontana il pallone. Ottimo intervento. Ottimo l'intercetto del pallone. Tenta la conclusione. Una botta dalla media distanza che si è persa non di molto sopra la traversa. Non ha calcolato bene la potenza. La palla non è scesa come avrebbe voluto. Guerreiro. Il tocco per Rafa Silva. Guadagna metri verso l'area. Ha saltato l'avversario. Mette giù il pallone, occhio al pressing. Pericolo scampato. Perde la palla sul contrasto. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini. Non si possono perdere così certi palloni. Bravi gli avversari ad approfittarne. Vantaggio che si riduce ad una sola rete. Allenatore che a bordo campo non sembra essere particolarmente soddisfatto dei suoi. Risultato che cambia, ora il computo totale dice 3-2. Buffal. Si libera bene qui e il pallone finisce in rete, ha preso la mira, ha trovato la porta. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione, ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire.
ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Si riprende a giocare, punteggio complessivo della sfida sul 4-2. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. Risultato che ci sta alla luce di quanto si è visto nei primi 45 minuti. Sono stati migliori sicuramente della formazione avversaria anche su possesso palla e tiri in porta. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Hanno spezzato bene la trama qui. Guerreiro. Pallone recuperato. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Può prendere la mira. Rete! Splendida rete! Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Il punteggio complessivo di questa doppia sfida cambia. Siamo ora sul 5-2. A spazio. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Ci sono metri per andare. Ottima la verticalizzazione. Si alza la bandierina a vanificare un'azione interessante. Bella l'imbucata, palla data con i tempi giusti, ma non ha letto bene il movimento della linea difensiva, finendo per anticipare troppo l'inserimento. Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EATV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Attenzione, il pallone lì! Palla recuperata senza... Senza problemi dal portiere, ma va comunque sottolineato l'ottimo intervento di prima. Ha salvato letteralmente il risultato e si prende giustamente i complimenti dello stadio. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Difesa avversaria piazzata male qui. Fallo brutto questo, qui può arrivare il rosso. Arbitro che tira fuori il cartellino rosso, rosso, viene punito giustamente questo intervento Lele. Assolutamente Pier, si dispera, ma ormai quel che fatto è fatto, ma doveva pensarci prima. Gundogan. Recupera palla intercettando bene il pallone. Barreca. Stanno vincendo. Finta rete di passaggi, non hanno ovviamente molta fretta. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi live qui su EATV. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori da piedi buoni, il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. È arrivato il momento di cambiare qualcosa.
fallo che secondo me meritava l'ammonizione, ma l'arbitro preferisce sorvolare questa volta. Alla prossima non credo che se la caverà con un semplice richiamo verbale, deve fare attenzione ora. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. Riconquistano il pallone. Occhio qui alla ripartenza. Apprezzabile questo pallone. Pallone che finisce in angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Pallone un po' troppo molle. Azione che sfuma qui, potrebbe essere pericolosa. Si libera bene, occhio perché è solo. Ha segnato il Lecce. L'esultanza dei giocatori è tutto un programma e volevano questo gol. Ci avevano già provato in precedenza. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato. Scampo al portiere. Punteggio che cambia, siamo con 6-2, computo totale per queste due squadre. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. L'arbitro ammonisce un altro giocatore, continuano a prendere cartellini. Si aggrava la loro situazione disciplinare. Se continuano così, rischiano di perdere altri pezzi per strada. Devono darsi una calmata. Beni Eder. Beni Eder. Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Intervento sanzionato con il cartellino giallo. Ammonizione direi giusta, ci sta. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Locadia. Attento in questo frangente, recupera palla. Ancora 2 minuti da giocare. Attento qui, ferma il lancio di Dybala. C'è campo per andare, attenzione. C'è campo per andare. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. C'è il segnale di chiusura del match, trasferta dal sapore dolce per gli ospiti. Questo risultato garantisce il passaggio al prossimo turno. Non c'è molto da aggiungere, Piera, quanto non dica già il risultato. Punteggio che non ammette repliche e sottolinea come ci sia stata una squadra che ha prevalso nettamente sull'altra. Qualificazione strameritata, direi. Possono sognare in grande giocando così. Grande contributo, prestazione di sostanza, può tornare a casa davvero soddisfatto. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra. Thank you.